di tanto che ieri il video non è uscito alle 20:30, ma ho avuto un piccolo imprevisto, ma comunque vi ho avvisato, sapevate tutto. In compenso, eccomi qui di venerdì alle 20:30 con questo nuovo filmato, oltretutto l'ultimo per la settimana. Poi ci rivediamo lunedì perché con la nuova programmazione, sapete bene, vi faccio un piccolo remember perché magari molti di voi ancora devono entrare nell'ottica, ho cambiato programmazione. Quella passata era lunedì, mercoledì e venerdì 14:30 i video. Adesso la programmazione è cambiata da questa settimana attuale, che ormai è pressoché finita. Da lunedì al venerdì tutti i giorni i video, tranne sabato e domenica. Quindi lunedì al venerdì 20:30, sabato e domenica stop, e poi si ricomincia tutto il tram tram. Tralasciando questo, ho pensato bene, visto che è un po' di tempo che non giravo un video del genere, di fare un video extreme. Per modo di dire sempre, extreme dei capelli, nel senso che vi farò vedere un po' la mia routine attuale, prodotti che uso, come tratto la mia lunghissima e fortissima chioma. È un po' un trasformo i miei capelli, tra virgolette, tante virgolette, e quindi li vedete in condizioni indecenti perché tra un po' andremo al lavaggio, e mi vedete anche struccata perché l'abitudine che ho quando decido di lavare i capelli è di stare completamente struccata. È inutile che mi sto a fare make-up e poi dopo mi cola con l'acqua. Quindi se mi vedete così è perché realmente nella mia routine, hair care routine, quindi la routine dei capelli, completamente sono struccata. Ok, detto questo, non ci resta che incominciare. Buon video e vediamo cosa combino a questa mia foltissima e sporchissima attualmente chioma, che poi diventerà super profumata, super brillante, speriamo, e bella luminosa, eccetera, eccetera. Let's go, andiamo insieme. Primo step che faccio sempre è decidere una temperatura adeguata, che non sia né troppo fredda l'acqua né troppo calda. Generalmente lavo la mia fortissima, immensa chioma con acqua tiepida, tendente un po' al freddino, perché so molto bene che lavare i capelli con l'acqua troppo calda non va molto bene. Da come sempre so, poi non so se sono cavolate o dicerie, lavare i capelli con l'acqua troppo calda fa stimolare ancora di più il sebo sulla cute, e quindi è sempre meglio scegliere, sì, ok, non acqua gelida, una via di mezzo, un tiepido leggermente freschetto. Poi fatemi sapere se è una diceria o una cavolata, ma informandomi in giro so perfettamente, spero sia la verità, che scegliere una temperatura, come vi ho appena detto, è la scelta senz'altro migliore. Faccio altro che aprire qui e miscelare un po' l'acqua finché non mi va bene la temperatura che mi esce fuori, ossia la solita che vi ho appena detto. Man mano vedrete un susseguirsi di prodotti che utilizzo in questo periodo, poi ogni tot li alterno perché anche i capelli, per quanto riguarda la skincare, anche loro vanno trattati in base alle caratteristiche che abbiamo. Se abbiamo una cute un po' più grassa, sulla cute prodotti che vanno un po' a sgrassare, e magari le lunghezze secche e viceversa. Anche qui, in base al tipo di capello e necessità, utilizzare i prodotti più appropriati. Nel mio caso io generalmente ho una cute che tende un po' ad ingrassarsi velocemente, e invece le lunghezze della mia lunghissimissima chioma sono aride, proprio il deserto del Sahara. Allora, partendo dallo shampoo, sto utilizzando in questo periodo, che vi ripeto, anche i prodotti li alterno, vi dico la verità, non uso sempre gli stessi. Sto utilizzando in questo periodo questo shampoo delicato della Liabel ed è veramente pazzesco, pulisce in una maniera che è meraviglioso. Come noterete, molti prodotti che vi mostro sono super commerciali, non è niente di professionale. Mi capita anche di utilizzare shampoo professionali, ma in questo periodo mi sto alternando con i prodotti che man mano vedrete e mi sto trovando veramente molto bene. Quindi lo shampoo che utilizzo è questo qui, lo uso sia sulla cute che per quanto riguarda sulle lunghezze. Non so se così l'inquadratura vi va bene per vedermi al meglio quello che faccio, spero di sì, è proprio il massimo che ho potuto fare. Allora, ho bagnato i capelli ovviamente con l'acqua e ora vado con lo shampoo che vi ho fatto vedere. Ne metto quantità giusta, senza esagerare, ragazzi, vedete, una cosa del genere, non so se lo vedete. E cosa faccio? Semplicemente lavo i capelli, faccio la pressione così, vado qui e con movimenti rotatori, senza grattare, movimenti rotatori, vado a massaggiare il mio shampoo. Ovviamente faccio la stessa cosa anche nella parte davanti, non so, qui, in questa parte. Il massimo che riesco a fare quando sto qua al bagno, col fatto che noi non abbiamo il vano doccia, ma abbiamo la vasca, è un po' più, diciamo, complicata la cosa, per modo di dire, per quanto riguarda le riprese, intendo, Per quanto riguarda invece la praticità, noi ci troviamo comodi ad avere in casa la vasca.
Quindi faccio questi movimenti, non so se li vedete, questi movimenti così e poi mi allungo ovviamente sulle lunghezze. Mi allungo sulle lunghezze, beh, mi sono capita da sola, però spero che mi state capendo. Dopodiché vado sempre con questi movimenti che faccio rotatori, non so se si nota il movimento che faccio così. E sciacquare ovviamente il mio shampoo con abbondante sempre acqua a quella temperatura che vi dicevo. Dopo aver risciacquato bene il mio shampoo, proseguo con il balsamo. Balsamo, come vedete, perché vi ho detto che ho le lunghezze secche per capelli secchi e danneggiati. Rivitalizzante con avocado e cocco e pantenolo per capelli secchi, sfibrati, eccetera, eccetera, quindi le esigenze di cui ho bisogno. E questa linea è molto economica ma molto funzionale, perlomeno sui miei capelli è fantastica ed è del marchio Maurice, cioè mi trovo benissimo. Come vedete, in questo periodo sto utilizzando dei prodotti super, super low cost, super, come posso dire, commerciali, ma da ottime funzioni. Mi ci sto trovando benissimo con tutti quanti, e quindi questo lo metto solo sull'intera, vedete, sull'intera lunghezza, eccola qua, non tocco la cute sopra, sull'intera lunghezza dei miei capelli. Così l'inquadratura è la migliore in assoluto. Vedete, ho messo tutto, cioè guardate quanto sono lunghi, non riesco ad entrare nell'inquadratura. Comunque ho messo tutto il mio balsamo sopra le lunghezze, lo lascio in posa 5-6 minuti al massimo, vedete, 5-6 minuti al massimo, e poi lo risciacquo con abbondante acqua. Risciacquato il balsamo che ho tenuto in posa, come ho detto, metto tutto quanto in questo turbante che è in un materiale molto delicato che quindi non danneggia i capelli, perché i capelli quando sono bagnati sono super delicati e si possono danneggiare, che è proprio una meraviglia. Con questi panni turbanti, non so come li chiamate, io li compro o dai cinesi o ai negozi di casalinghi. Sono fatti di un materiale poliestere, comunque super delicato, che non danneggia e soprattutto, come nel mio caso, ho un capello che mi assorbe tantissima acqua. Questo qui mi aiuta un attimo a farla, come posso dire, tamponare, tra virgolette, diciamo così. Poi comunque ogni capello, ognuno di noi, barra ogni capello ha esigenze e ognuno di noi conosce la propria chioma, come io so che ho capelli lunghi, lunghissimi. Misurati proprio l'altro giorno e per quanto riguarda, a partire proprio dalla cute fino a tutte le lunghezze, sono all'incirca su un 65 cm di capelli, cioè vi dico solo questo. È una lunghezza che cercavo da tanto tempo, ce l'ho ormai da svariato tempo allo stesso modo e sono contentissima, solo che avere i capelli lunghi ti comporta di mantenerli in un certo modo per averli tutto sommato sani. Poi ho capelli lisci e anche questa cosa la so molto bene, mi conosco, lo so, quindi devo utilizzare anche prodotti ideali per i capelli lisci. So che comunque assorbono tanta acqua, quindi mi attrezzo con dei panni appositi. So che sono secchi alle lunghezze, ma attrezzo con prodotti che vanno a garantire e cercare tutto sommato di aiutare questa secchezza cronica. So che la cute è grassa, uso prodotti sgrassanti. Ragazzi, ognuno di noi conosce i propri capelli, sa come deve trattarli, sa quali prodotti funzionano di più, funzionano di meno. Poi adesso non mi avete visto fare impacchi, maschere, dipende di volta in volta. Sto periodo preferisco sospendere un po' da impacchi e maschere perché noto che quando faccio una maschera mi rimangono un po' più grassi del solito, quindi evito. So anche i periodi in cui dico faccio quello, no, meglio non farlo e così via. Poi col fatto che non ho mai fatto una tinta, né una decolorazione, né ho trattamenti sopra, il colore che ho è il mio naturale, so bene che non mi servono tanti prodotti tipo prodotto antigiallo per chi fa la decolorazione, per chi fa le tinte. Il colore che a me vedete è mio da quando sono nata, non l'ho mai ritoccato, non l'ho mai toccato perché uno mi piace, ho questo rossiccio ramato che mi piace da impazzire. Non faccio tanti trattamenti sul capello, quindi non è che devo poi mantenerlo nel tempo. Diciamo come mamma mi ha fatto, i miei capelli sono rimasti. Cerco solamente di creare un comfort per mantenerli al meglio e tutto sommato sani. Poi ognuno ha le sue esigenze, c'è chi ce l'ha ricci, chi ce l'ha decolorati, quindi deve utilizzare prodotti ideali per. Col fatto che io non ci ho mai fatto niente, le cose basilari vanno più che bene. Poi comunque qualche coccola in più, un impacco, una maschera, gliela faccio, è ovvio che ce la faccio sopra. Ok, adesso non mi resta che aspettare di tamponare un po', dopodiché vado di fono e poi, anzi no, prima pettino, poi vado di fono e poi facciamo lo styling. Un'altra cosa mi stavo ricordando, ogni tot faccio una spuntatina perché è brutto, tipo ogni volta mi sembra proprio che mi sta cadendo il mondo addosso, ma una spuntatina
ci vuole ogni totte, e anche se devo sacrificare quei tot centimetri lo faccio molto volentieri perché so che il capello ne ha bisogno assolutamente. E ok, quindi tra un pochino, per voi un istante come sempre, ma per me passa del tempo, facciamo gli altri passaggi a seguire, che seguo insieme ad altri prodotti che utilizzo prima di fare styling e prima di passare il phon. Anche qui scuole di pensiero super ampie, nel senso che c'è chi usa spazzole più strette, chi larghe come la mia, chi pettini di legno, chi con setole di bambù, eccetera, eccetera, eccetera. Io utilizzo questa spazzola da ormai un paio di anni perché me l'ha regalata il mio fidanzato per la Befana. Cioè, pensate che Befane super gagliardoso il mio fidanzato. E mi ha preso questa spazzola della GHD che è anche termica, quindi ci posso sia utilizzare il phon sopra, quindi non succede niente, non si scioglie. La posso utilizzare a capelli bagnati, asciutti, in qualsiasi modo. E non è perché è della GHD, ma è proprio una spazzola fantastica. E poi io da sempre utilizzo le spazzole queste qui con la pianta larga perché mi permette di levare nodi, delle sezioni un po' più grandi e così via. E tataradan, è pazzesca. Ovviamente la uso quotidianamente ed è la mia spazzola del cuore. Non è perché è della GHD, ma è proprio un'ottima, oddio, non ve la metto a fuoco, è proprio veramente un'ottima, ottima spazzola. Un consiglio che posso darvi: ogni pettine, spazzola che usate, anche il phon che si smonta, perlomeno il mio si smonta, ogni tanto gli do una pulita per quanto riguarda il filtro, non so come spiegarvi, comunque ora vi faccio vedere. Vanno puliti regolarmente perché sono proprio sulle spazzole che ci vanno i batteri. Poi ti vai a ripettinare e dite: ma è possibile che mi si sono sporcati i capelli così velocemente? Perché il più delle volte il trucchetto è quello di avere la spazzola pulita, perché quando capita, dopo un po' di giorni che ti pettini, comunque la sporcizia dei capelli va sulla spazzola. Se poi dopo te li lavi e ripettini con la spazzola sporca, te li ingrassa più facilmente. Quindi un trucchetto che nel tempo ho capito. Perché vi dico la verità, anni fa sì, ci stavo attenta alla pulizia dei materiali, ma non stavo tutti i giorni a pulire. Invece adesso ogni volta che lavo i capelli, a ogni utilizzo, ogni 1/2 giorni, un giorno sì, un giorno no, lavo tutto, lavo la spazzola, lavo il pettine e quello che uso, e devo dirvi che i miei capelli rimangono puliti più a lungo. Quindi anche questo è un trucchetto che vi consiglio tanto, poi anche comunque per un'igiene a 360. Ecco qui la mia spazzola alla mano e andiamo a sciogliere tutti i tanti nodi che questo periodo ho. Vado a periodi per i nodi, a volte tanti, certe volte un po' di meno. E vabbè, anche questo è così. E ok, senza che, wow, che bella, eh? Senza che vi sto facendo vedere che mi spazzolo i capelli, ci rivediamo tra un istante quando sono belli che spicciati. Con la mano metto questo qui, il becchetto, e vi dicevo che io tendo a pulire questo filtro, quando vi dicevo prima che pulisco il filtro anche del phon, perché anche qui si può depositare la sporcizia, quindi pulisco questo filtro quando v'ho detto prima, il mio phon, un classico phon Rowenta, niente di che. Ma prima di utilizzare il phon, aspettate che mi sta suonando il telefono, scusate un attimo, è in diretta proprio. Ok, abbiate pazienza che non ho messo il silenzioso a posto. Cose di tipo tecnico. Prima di mettere in funzione il phon, però utilizzo solo sulle lunghezze poco poco questo olio ristrutturante, sempre per capelli secchi, danneggiati, la problematica che ho, se ben capita, della Vital Care, che è veramente un olio fantastico, proprio ottimo, ottimo, e lo compro e lo ricompro ed è veramente meraviglioso. Lo metto così tra le mani, lo friziono, lo applico da qui fino alle lunghezze poco poco e poi vado di fono. Quantità sempre senza esagerare, eh. Chiaramente questo, essendo un olio, non lo penserei mai di mettere qui sulla cute, perché altro che super poi ingrassati i capelli. E faccio così, aspettate che mi metto in piedi così magari vedete meglio. Applico fino a giù, voilà, faccio così, stessa cosa dall'altra parte. Poi ovviamente metto anche il termoprotettore, che ahimè non vi posso far vedere qua perché mi è finito, quindi male male azzurra. Sempre applicare il termoprotettore, ragazzi, sia che vi asciugate i capelli col phon, che fate le pieghe, comunque quando state a contatto con calori belli possenti, sempre il termoprotettore. Quindi ahimè io lo metto sempre, ma siccome mi sono resa conto in questo istante che mi è finito, non ve lo farò vedere, ma sappiate che perlomeno io sempre sempre lo utilizzo. E utilizzo generalmente quello lì della, oddio, del marchio, aspettate che ho anche un'altra cosa
della Adorn. Sempre compro quello e mi ci trovo benissimo, anche perché poi alla fine la funzione del termoprotettore è quello di proteggere dalle alte temperature. Quindi in questo caso avrei spruzzato anche sulle lunghezze il termoprotettore, ma non ce l'ho. Vado diretta di fono. E ecco qui i capelli belli che ho fatto styling. Ho solamente fatto una piega con forno e spazzola perché di liscio già ce li ho, come vi ho detto. E voilà, poi ho messo un pizzichino di questo qui, Adorn, è anche un altro brand che amo per quanto riguarda i capelli. E come ho detto, utilizzo il termoprotettore che non vi ho potuto far vedere perché mi è finito. Ma un altro prodotto che utilizzo di Adorn è questo lucidante per capelli, cristalli liquidi, non so come li chiamate, che ne metto poco poco post piega, in questo caso con forno e spazzola. Ed ecco qui i miei capelli, voilà! Non so se si vedono, penso di sì, cioè guardate quanto sono lunghi. E il colore è mio naturale, come vi ho detto anche quest'altra cosa, e lo adoro, mi piace tantissimo, cioè guardate quanto è bello. Sono veramente innamorata, penso di essere, come vi ho sempre detto in ambito di video a tema capelli, di essere l'unica persona che ama il fatto che ha capelli lisci, poi ce ne ho tanti e voluminosi, basta, anche la cicciottezza giusta, diciamo ho tutte le caratteristiche dei capelli che mi piacciono, il colore lo adoro, mi piace tutto dei miei capelli, non posso assolutamente lamentarmi e questo è il risultato finale. Quando faccio questa semi routine attualmente, poi di volta in volta la cambio e voilà, cioè guardate quanto sono lunghi, li amo da impazzire, mi piacciono in tutto e per tutto, poi comunque sono una ragazza con lentiggini e capelli rossi, di conseguenza il colore che ho è questo qui e mi piacciono veramente tantissimo. Quindi questa è la mia routine per la mia fortissima chioma da ben 65 cm e via discorrendo. Io spero che questo filmatino vi sarà piaciuto, vi mando un bacione. Un abbraccio fortissimo, mi piace oltre alla skincare che sapete sono più una skincare lover che una hair care lover, però anche i capelli, il giusto, ci tengo a mantenerli sani, lucenti e tutto il resto, ma amo più la skincare e lo sapete, anche perché i video che vi porto a tema capelli sono molti di meno rispetto a quelli di skincare, però anche i capelli ci tengo. Ho scelto di averli così lunghi, non posso trascurarli assolutamente, sono consapevole che avendo un capello lungo ho bisogno di determinate pro e contro, diciamo così. E ok ragazzi, spero che il filmatino vi sarà piaciuto. Ci vediamo lunedì 20:30 con un nuovo filmato per incominciare un'altra stupenda settimana insieme. Buon weekend, un altro bacio e a lunedì. Un altro bacione. Ciao, vi voglio bene.